Comune di Sondrio ha deciso di aderire in modo convinto al progetto Città a Impatto Positivo perché sui macro temi che ci sono stati presentati siamo convinti che il coinvolgimento di tutti va a favore della cittadinanza e soprattutto in alcune situazioni anche della disabilità o dei servizi a favore della disabilità. E sono due tematiche molto importanti che seguiamo ovviamente in modo particolare e si collegano soprattutto in settori del trasporto della disabilità e nell'ambiente, in un quartiere tipo La Piastra, dove nel progetto si prevede una piantumazione importante in quel quartiere, dove abbiamo fatto anche investimenti importanti sia come comune, come regione, come Stato, per migliorare la qualità di vita dei residenti, di chi ci abita. Abbiamo gli obiettivi perché c'è un curriculum di educazione civica che parte dalla scuola dell'infanzia, dove ancora non leggono, scrivono, non fanno di conto, ma l'obiettivo principale è proprio trattare i temi civici, quello del rispetto dell'ambiente, vivere in una società, rispetto dell'altro, rispetto di se stessi. Parlo anche di inclusione non solo per i bambini stranieri che sono presenti in questa scuola, ma anche per i bambini disabili che ci sono in questa scuola. Noi abbiamo 49 ragazzini disabili che andiamo lì a fare l'esperimento di scienza, non è questo il laboratorio, è quello che io propongo, voi bambini progettate e noi siamo lì a seguirvi, giustamente a correggere il tiro se, però siete voi che dovete pensare, perché quello che noi vogliamo sviluppare a proposito proprio dell'educazione civica è il senso critico positivo. Se noi vogliamo che diventino veramente dei futuri cittadini con la C maiuscola, è giusto che loro conoscano l'ambiente che li circonda, ma che vivano i principi proprio della integrazione, dell'inclusione, del benessere e del rispetto. Da anni collaboriamo con PMG e ci avvaliamo in particolare degli automezzi che PMG mette a disposizione in comodato d'uso gratuito della nostra fondazione. In questo nuovo progetto di PMG che è Città a Impatto Positivo, direi che la filosofia della società si sposa perfettamente con quella della nostra fondazione per più ragioni. Prima di tutto perché anche la nostra fondazione ha sempre favorito la mobilità delle persone con limitazioni e avvalendosi anche dell'utilizzo di pulmini ha sempre propiziato, diciamo così, le uscite degli ospiti sul territorio e nella città, proprio perché riteniamo che favorire i rapporti e le relazioni sia un grande arricchimento per i nostri utenti e favorisca quello che è uno dei nostri principali obiettivi, cioè l'inclusione. Un altro obiettivo che è quello della sostenibilità ambientale, che da anni cerchiamo anche noi di perseguire nella nostra fondazione con una politica energetica virtuosa. Il fatto di poterci ancora avvalere di autoveicoli a titolo gratuito è per noi una grossa risorsa in un momento in cui la nostra fondazione, a causa della pandemia, ha avuto criticità. Ora, la possibilità di incontrare ogni giorno delle persone che, nonostante le loro difficoltà, le loro problematiche, le loro limitazioni, sanno trasmetterti tante sensazioni diverse, affetto, è uno stimolo importante per andare avanti in questo lavoro. E la possibilità di dare a loro la possibilità sempre di tirar fuori il meglio di sé è uno stimolo importante. Qui abbiamo quindi deciso di ripartire a riqualificare il quartiere con attività sociali, con la rigenerazione degli spazi, con una nuova comunicazione per cambiare anche un po' l'immagine del quartiere che non sempre è visto dai sondriesi in base alle sue potenzialità. Abbiamo un bellissimo progetto che è il progetto del percorso botanico che verrà istituito quest'anno, valorizzando già gli alberi che sono presenti in quartiere. Negli anni 80 sono stati piantumati circa 200-300 alberi qui intorno, che dopo 40 anni hanno avuto proprio una bella crescita, sono diventati quasi alberi imponenti e quindi vanno valorizzati. L'idea di creare questo percorso botanico, che sia di un interesse, di un valore aggiunto non solo per il quartiere ma anche per la città, è un punto su cui possiamo lavorare. Il progetto Città di Impatto Positivo si innesta in questo percorso proprio perché ci può dare la possibilità di incrementare ancora l'attrattività del percorso botanico che abbiamo studiato.
Abbiamo identificato alcune aree vicine a zone, diciamo, che verranno considerate dal punto di vista sportivo, che verranno riqualificate con impianti sportivi, e quindi la presenza di ancora 30-40 alberi che incrementino l'interesse di questo percorso botanico già esistente, certo farebbe diventare un percorso botanico un'attrazione praticamente a livello turistico. Il progetto Periferie nasce appunto in raccordo con il comune, Solco Sondrio ha vinto un bando di coprogettazione e ci stiamo occupando ormai da un anno e mezzo di seguire varie attività sul quartiere con l'obiettivo di rilanciare il territorio nei confronti della città. Qui abbiamo spazi verdi infiniti ed è uno dei pochi quartieri a Sondrio, se non addirittura l'unico, che è stato progettato proprio con l'obiettivo di avere spazi verdi ampi senza recinzioni, con la logica proprio del confronto e dell'incontro fra gli abitanti, quindi dare a quelle fasce di popolazione che facevano fatica a pagare l'affitto un posto con dei servizi sia commerciali che di altro tipo, ma anche degli spazi per poter stare insieme. Stiamo lavorando molto sulle tematiche del teatro, dello sport, della musica, dell'artigianato sociale, perché sappiamo che sono ambiti che da un lato aggregano, dall'altro attivano molto, sono molto interessanti sia per gli adulti che per i bambini e per i ragazzi. Caratterizzare il quartiere come se fosse un quartiere didattico, fra virgolette, cioè diciamo a questi bambini, a questi studenti di venire in quartiere, perché in quartiere possono trovare attività e spazi in cui poter crescere e apprendere, a partire dalla sartoria sociale, proseguendo per la palestra di box, la palestra di judo, così come anche tutti gli spazi all'aperto. Il mio bambino ha 6 anni e ho deciso di iscriverlo quest'anno, per il primo anno di scuola primaria, all'Istituto Comprensivo Robici, proprio perché è una scuola che punta molto sul benessere del bambino, sulla felicità del bambino. Se un bambino sta bene a scuola, poi apprende più facilmente. E lo vedo tutti i giorni, nel suo sguardo, nel suo viso. Mio bambino sta bene, è felice, vive bene la presenza con i compagni, vive bene la presenza con gli insegnanti, proprio perché questa scuola punta molto sul valorizzare ogni individualità del bambino. Insieme possiamo. Insieme possiamo. Insieme possiamo. Insieme possiamo. Insieme possiamo.